È vero che l'allenamento e il fitness sono delle elisir di giovinezza che ci permettono di vivere più a lungo? È un po' difficile da dire. Sicuramente l'allenamento, se ben fatto, ci permette di aumentare di molto la qualità della vita, perché un buon allenamento ci può permettere di fare di più le cose che ci piacciono, di farle a lungo e di aumentare in generale la nostra capacità di movimento e la nostra autonomia, che è un tema non da poco, soprattutto quando non si hanno più 20 anni. Io dico sempre che il fitness è più roba da vecchi che roba da giovani, perché fondamentalmente noi abbiamo bisogno di aumentare la nostra qualità della vita quando magari il fisico tenderebbe un po' ad abbandonarci. E quindi l'allenamento nella fascia over 60, over 70, over 80 è un tema molto molto importante. Ci sono delle regole che ci permettono di avere il massimo dei risultati. Andiamo a vedere quali sono, ma prima velocemente mi presento. Io sono Marcello Chiapponi, sono un fisioterapista, aiuto le persone a risolvere dolori muscoloscheletrici o a mantenersi in forma. A riguardo dell'allenamento per la fascia senior, ho fatto molto materiale, ci sono una serie di allenamenti, di lezioni introduttive gratuite, puoi andare a trovare nel link che trovi nella descrizione del video. Vai nella descrizione del video, c'è il link per accedere immediatamente alle mie metodologie di allenamento per over 60. Ora vediamo i principi. Allora, parliamo di allenamento over 60. Come vedremo, non è tanto una questione di 60, 70, 80, è molto più una questione di quadro. Come vedete, questa signora ha più di 90 anni ed è ancora decisamente in forma. Vediamo però quali sono normalmente, e questa è una bella tematica, le proposte. Quando si parla di ginnastica, di allenamento over 60, vengono in mente due cose. La classica ginnastica per anziani, diciamo quella che si fa in gruppo, è composta da movimenti molto molto leggeri, nella maggior parte dei casi fin troppo leggeri, e dall'altra parte c'è un gruppo anche di professionisti che dice: no, le persone di una certa età devono comunque allenarsi con dei carichi, perché avere più muscolo ha una serie di vantaggi, e questi vantaggi non li si possono ottenere con la ginnastica dolce. Generalmente il tipo di proposte oscilla tra questi due estremi. Che cosa ci dice la scienza? La scienza probabilmente è più vicina al discorso di mettere su massa muscolare e quindi lavorare con i carichi. Perché è più vicino a questo? Perché più muscolo è uguale a più massa ossea. Sappiamo che il problema dell'osteoporosi è un problema esistente. Muscolo e osso viaggiano di pari passo. Se aumento la massa muscolare e lo posso fare soltanto con il carico, miglioro la massa ossea. Se ho più muscoli, più forti, ho anche una maggiore autonomia. Noi associamo sempre il carico magari al sollevare dei pesi in palestra, ma per molte persone il carico è il carico del loro corpo, quindi se ho più muscoli delle gambe, banalmente riesco ad alzarmi meglio da terra se mi devo sedere a terra, se devo prendere un oggetto, qualche cosa. Parliamo anche di questo, quindi. E meno infiammazione, più massa muscolare, meno infiammazione generale. L'invecchiamento è un processo di infiammazione progressivo, ma più ho massa muscolare e più ho protezione riguardo a questo. Quindi diciamo che dal punto di vista scientifico forse siamo un po' più vicini al dare carico per mettere massa muscolare, ma la realtà nell'allenamento over 60 è che se io voglio dare del carico mi scontro con dei problemi. Quali sono questi problemi? Ad esempio i dolori. Sì, dovrei sollevare del peso per rinforzare le braccia, ma caspita, c'ho la periartrite, c'ho l'artrosi cervicale e quindi faccio fatica, l'artrosi vera e propria, quindi il consumo delle articolazioni, non riesco a caricare perché sono già sovraccariche le mie articolazioni, ho perso capacità di movimento, vai a fare un esercizio in palestra, ma malappena io riesco a capire come funziona il movimento, figuriamoci a esprimere forza, a esprimere carico. E poi le difficoltà ad allenarsi, io magari semplicemente per una vita ho fatto della non ho mai fatto allenamento in palestra e poi non è un qualche cosa che automaticamente ce l'ho nel DNA. Quindi ci sono una serie in realtà di difficoltà tra quello che dice la scienza e quella che è la realtà dei fatti. Ma se parliamo di allenamento, quali sono le possibilità di allenamento? Quali sono gli esercizi, le grandi categorie? Gli esercizi di mobilità, ad esempio, nei quali noi muoviamo le articolazioni in modo dolce per lubrificarle. Questo è un tipo di esercizio a bassissimo carico. Ci sono poi gli esercizi di stretching, gli esercizi quindi dove noi cerchiamo di distendere i muscoli, di renderli meno rigidi, un po' più carico sui muscoli, ma sicuramente ancora molto fattibile. Poi chiaramente ci sono gli esercizi di rinforzo dove il carico è variabile, io posso rinforzarmi con 1 kg, posso rinforzarmi con 10 kg, e poi ci sono le attività aerobiche.
camminata, la bici, la corsa, quelle attività dove non, di fatto non rinforzo i muscoli, rinforzo un po' di più, diciamo così, il sistema cardiovascolare. Queste sono le tipologie di esercizio. E più che un problema di età, non c'entra l'età, è un problema di quadro. In che quadro mi trovo? In quale tipo di situazione mi trovo? Posso trovarmici in realtà in questa situazione che vedremo adesso e cambia il tipo di esercizi che facciamo, posso trovarmici anche a 40 anni, a 50 anni. Qual è il primo quadro? E quindi vediamo come allenarsi in questo quadro. Il quadro numero uno è quello della persona con molti dolori, molta debolezza e una autonomia limitata. In questo caso non è che stia a pensare più di tanto al fitness, fondamentalmente nel vero senso del termine. Io parlo di persone appunto con debilitazione, molti dolori e grosse problematiche nell'autonomia. È chiaro, è più facile che in questa situazione io ci finisca a 80-90 anni, ma non è detto che non ci possa finire per qualche motivo anche a 50. Bene, in questo quadro quali sono gli allenamenti? Sicuramente gli allenamenti di mobilità, gli esercizi di mobilità, la cosa prioritaria, cercare di muovere, sbloccare tutte le articolazioni e cercare di aumentare il movimento, fare più movimento che posso, quelli che riesco a fare cerco di farne il più possibile e cerco di sbloccare le mie articolazioni. Ecco, se riesco a farlo c'è la possibilità, e tanto basta, stop, se riesco a farlo c'è la possibilità che io riesca a migrare nel quadro 2, che forse è quello un po' più comune, nella fascia over 60, over 70, cioè sì, c'ho qualche acciacco, ho scritto dolori intermedi, fondamentalmente qualche acciacco ce l'ho, però ho una discreta energia, magari non ho più l'energia che avevo a 30 anni, insomma tutto sommato una discreta energia, e l'autonomia quotidiana è completa, vivo da solo, faccio le mie cose tranquillamente, magari non mi infilo sotto il letto a raccogliere, però ecco, faccio le mie cose. In questi casi non ho più tante limitazioni, sicuramente gli allenamenti di mobilità, gli esercizi di mobilità possono essermi utili lo stesso, posso fare gli esercizi di stretching, posso iniziare a pensare anche al rinforzo dei muscoli con un carico tendenzialmente dolce. Se io non sono una persona che è già abbastanza in forma, il rinforzo sui muscoli deve essere molto dolce e molto progressivo. E posso sicuramente pensare, anche se tutto sommato molte persone si dedicano soltanto all'attività aerobica, vanno a camminare fondamentalmente, ma sfruttiamo veramente soltanto una piccolissima percentuale dei benefici dell'attività fisica. Posso sicuramente pensare anche a questo tipo di attività, ma in realtà dal punto di vista dell'autonomia, appunto dal punto di vista dell'allenamento, ho molti più vantaggi ben misurabili sugli altri tipi di esercizio. Quindi questo è il quadro 2, fondamentalmente posso iniziare a pensare a rinforzarmi con degli esercizi di rinforzo non andando a camminare, per carità nulla di male, ma non devo fare solo quello, in questo tipo di situazione. Quadro 3 è quello dove fondamentalmente non c'è nessun problema particolare, io anche a 70 anni, a 80 anni potrei essere in questa situazione, non ho nessun problema particolare, ho un buon livello di energia, ho un'autonomia oltre la vita quotidiana, posso permettermi di fare un'attività sportiva, è la persona di 70-80 anni che va a farsi anche i suoi 100 km in bicicletta, per dire, quindi ci sono anche, chiaro che la percentuale di mano in mano diminuisce. In questo caso ovviamente non ho nessun tipo di limitazione e indicazione particolare, o sì magari un over 80, ma di cosa parliamo? Non abbiamo limitazioni particolari, a meno che, ok, non ho dolore alla spalla, non riesco, ho dolore alla spalla, non riesco a sollevarla, bene, cercheremo di mettere a posto la spalla, ma per il resto possiamo fare tutto, ok? Vedi che non è un problema di età. Potremmo avere anche un quadro 4, ovvero della persona che non solo è rimasta in forma, ma si è dedicata in modo estremo all'attività sportiva fin dalla giovane età e non ha mai mollato nulla e non è mai andata incontro a problemi particolari, quindi nessun problema particolare, anzi parliamo degli atleti senior e quindi posso fare assolutamente quello che voglio, anche se ho 70 o 80 anni, non c'è nessuna limitazione particolare. Ripeto, le limitazioni sono molto più legate al tipo di quadro che all'età, perché io in questa situazione del quadro 1 con poca autonomia posso finirci anche presto, dipende da cosa mi è successo nella vita, così come posso arrivare a 80 anni in piena autonomia.
E quindi per concludere il discorso abbiamo gli allenamenti molto dolci, la mobilità e lo stretching che sono adatti a tutte le categorie, gli allenamenti di rinforzo, ci penso se io comunque ho già una buona autonomia quotidiana e tanto più autonomia quotidiana, tanto più i miei allenamenti possono essere effettivamente intensi e di carico, idem per quanto riguarda le attività aerobiche, se ho già una buona autonomia quotidiana posso sicuramente trarre beneficio dall'attività aerobica, ma anche qua per trarre il massimo dei benefici a livello cardiovascolare, io voglio andare verso le attività magari un pochettino più intense, quindi camminare sicuramente mi va bene, ma se ci riesco perché ho abbastanza autonomia, magari anche una qualche corsetta, qualcosa che sfidi di più il mio corpo, mi dà magari qualche beneficio in più dal punto di vista cardiovascolare. Ripeto, la maggior parte dei benefici di autonomia noi li otteniamo da questi tipi di cose. Questo magari andare a camminare così ci fa piacere perché andiamo con gli amici, chiacchieriamo così, benissimo, consideriamolo qualcosa di ricreativo però e non un vero e proprio allenamento. Bene, allora per questo video è tutto, spero siano ben chiari i principi e sia ben chiaro che il fatto che l'età tutto sommato non è la determinante ma è le condizioni in cui ci troviamo. Se vuoi allenarti con le mie metodiche senior, con le mie metodiche over 60, ma come abbiamo visto non è tanto la questione del numero, vai a guardare i link che ci sono nella descrizione del video perché ci sono le mie lezioni di prova gratuita. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima, non dimenticare di iscriverti ai miei canali.